Grazie, sono finite, tra poco ti riaggregherai al gruppo. Sì, le vacanze sono finite, già lunedì sarò insieme, mi ritroverò insieme a tutta la squadra, conoscerò i nuovi arrivati, faremo 5 giorni su in montagna a Mogginevro, tutti insieme senza bici, faremo un po' di sci di fondo e altre attività. Comunque la stagione 2014 è già alle porte. Senti, era da un po' che non ci rincontravamo. Possiamo fare un bilancio della stagione che si è appena conclusa, compresa anche l'esperienza del Mondiale? Sinceramente è stata una stagione positiva, anche se purtroppo anche quest'anno non è arrivata la vittoria, però mi posso ritenere fortunato, ho fatto dei buoni piazzamenti, delle belle gare, come hai detto tu poi la convocazione al mondiale. Ho un po' di rimpianto per la tappa alla Vuelta, il secondo posto della tappa alla Vuelta, che ormai sentivo già mia, però come ripeto, per me è una stagione abbastanza positiva. Senti, poco fa ti abbiamo visto che stavi cercando sul tuo computer quello che è il percorso a Tirreno Adriatico, non tanto diciamo per vedere come si articolerà, ma soprattutto per vedere nello specifico com'è questo Arriva d'Arezzo, no? Sì, ho visto la Tirreno è una gara che mi piace molto, arriva in un periodo dove sono sempre in forma e ho visto che c'è degli arrivi molto interessanti già a partire da Arezzo. Conosco bene le strade qua, conosco bene l'arrivo che sarà fatto al Duomo, è una tappa che sicuramente prenderò come obiettivo, ma voglio fare bene in tutta la Tirreno. Proverò a fare una bella classifica generale. Senti, l'obiettivo della stagione un po' te lo sei già prefigurato o aspetti di incontrare la squadra prima di parlarne? Ma abbiamo già parlato, i miei obiettivi sono sicuramente un po' quelli degli anni passati, sarà la Tirreno Adriatico, la Milano Sanremo e poi verranno Paesi Bassi con le classiche del Nord, Amstel, Freccia 10, i primi obiettivi e poi vedrò se prenderò parte al Giro o al Tour. Ci sarà di nuovo il campionato italiano e poi sicuramente ci sarà ancora la maglia azzurra che per me ritengo un obiettivo molto importante. Quest'anno sarà ancora un mondiale in Spagna molto duro, sicché proveremo ad esserci ancora.